Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nakmuay Stories. Il Nakmuay che vedete in questo video è il famoso Pongsiri Por Ruam Dure, conosciuto sui ring thailandesi col soprannome di Rambo. Questo perché come un mercenario avanzava per distruggere gli avversari senza pietà. Era il terrore dei ring thailandesi delle 112 e 115 libbre. Un vero carro armato. E tra l'altro era anche molto pittoresco perché arrivava sul ring con una bandiera dei pirati, lo stesso teschio dei pirati lo aveva sempre sui suoi pantaloncini e sull'accappatoio. Un personaggio un po' particolare, ma un grande combattente. Un combattente che, nonostante abbia sconfitto grandi campioni, non è mai riuscito a vincere il titolo del Lumpini o del Rajataman o il premio del miglior combattente dell'anno. Ma di sicuro ha segnato la storia della Muay Thai, perché comunque ha combattuto e vinto contro grandi campioni, contro Ippi Sigmane, contro Lam Swan Panyutapum e tanti altri, che purtroppo però durante i suoi match, quando ha vinto con questi campioni, la cintura non era in palio. Ha combattuto anche tre strepitosi match contro Pararian Noi Sor Siam Chai, di cui si ricorda quello dei tre, tutti e tre match insanguinati e molto violenti, ma quello del 1989 fu premiato con il titolo di miglior match del secolo. Di questo match ne ho parlato in un altro video, se lo volete potete ricercarlo sul canale dove c'è il match intero, che è veramente un match da vedere. Questo grande campione, essendo un Muay Bowk, un pugile che avanza e picchia come molti che hanno il suo stile, purtroppo durante i match subisce anche molti danni, riporta spesso molti traumi, tante volte a fine match è stato portato in ospedale e tutti questi traumi si sono fatti sentire sempre di più negli anni, fino a che non ha dovuto ritirarsi dai ring a 25 anni. Ma si trovano tantissimi match di lui su YouTube, andate a vederli, ve lo consiglio, da non confondere contro altri Pongsiri, tipo quello del Pickup Sanchai. È stato veramente un grande fenomeno. Dopo il suo ritiro si è dedicato alla carriera di cantante, un po' come Rocky Marciano, ma ha anche insegnato un po' Muay Thai e Muay Plaza di Bangkok. E ha seguito gli allenamenti del figlio Rambo Noi, che anche lui ha iniziato la carriera di Nak Muay. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete e al prossimo video. Ciao a tutti!